In caso di guida in stato di ebbrezza si finisce per punire di più chi viene pizzicato con un minore tasso di alcol nel sangue, quasi a suggerire da oggi che conviene esagerare piuttosto che limitarsi a qualche bicchierino. Ferma tutto, lo so, ti sembra incredibile quello che ho appena detto. Com'è possibile che la legge punisca meno chi è più ubriaco alla guida? Beh, per capirlo dobbiamo tornare all'inizio di questa storia. Ecco allora, mettiti comodo e apri bene le orecchie. Le pene dovrebbero essere tanto più gravi quanto più grave è il comportamento. Eppure non è sempre così. Da un lato si assiste spesso all'inasprimento di sanzioni per determinate condotte e dall'altro però alla previsione di benefici per altre. In questo guazzabuglio è facile che si creino paradossi, come quello di cui vi sto per parlare ora. Chi guida ubriaco rischia di meno se si ubriaca di più e rischia ovviamente di più se si ubriaca di meno. Vi sembra impossibile? Dopo che vi sarete iscritti al mio canale cliccando sul bottone rosso qui sotto vi spiegherò perché. Ma prima, sigla! Una recente riforma del codice penale prevede per i reati di minore gravità l'archiviazione del procedimento. Si tratta del nuovo articolo 131 bis. In pratica i reati puniti con la pena pecuniaria, con la detenzione fino al massimo 5 anni, vengono archiviati e non si applica alcuna pena al colpevole se non ci sono stati danni o questi danni sono minimi. È quella che viene chiamata particolare tenuità del fatto. Memorizzate questo termine, particolare tenuità del fatto. In buona sostanza il colpevole viene perdonato, sì, perdonato, la sua fedina penale resta macchiata ma non subisce alcuna pena. E questa è la riforma, la dovete accettare per com'è. Andiamo avanti. Secondo la Cassazione, questo meccanismo della particolare tenuità del fatto si applica anche alla guida in stato di ebbrezza, purché senza incidente, e addirittura si applica anche al rifiuto di sottoporsi al test dell'alcol. Assurdo, non trovate? Aspettate però, perché quello che sto per dirvi vi farà rizzare i capelli. C'è infatti un'ulteriore assurda conseguenza. In caso di guida in stato di ebbrezza si finisce per punire di più chi viene pizzicato con un minore tasso di alcol nel sangue, quasi a suggerire da oggi che conviene esagerare piuttosto che limitarsi a qualche bicchierino. Ed eccoci qua, al punto da cui eravamo partiti all'inizio di questa storia. Ora, se vuoi sapere il gran finale, non ti resta che ascoltare. Vediamo perché. Come noto, il codice della strada stabilisce un crescendo di sanzioni a secondo del quantitativo di alcol trovato nel conducente. In particolare vengono previste tre diverse fasce di gravità. La prima va da 0,51 a 8 grammi di alcol per litro di sangue. Non ci sono sanzioni penali, ma solo sanzioni di carattere amministrativo. Ricordate, non penali, ma solo amministrative. Scatta infatti la sanzione da 531 euro e la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente da 3 a 6 mesi. La seconda fascia di gravità per la guida in stato di ebbrezza va da 0,81 a 1,5 grammi di alcol nel sangue. Qui si commette reato, siamo quindi nel penale. Infine, per i tassi superiori a 1,5 di grammi ci sono le sanzioni penali più gravi. Ebbene, il nuovo meccanismo della particolare tenuità del fatto, ossia dell'archiviazione del procedimento penale e non applicazione della pena, si applica solo alle ultime due ipotesi, quelle punite dal codice penale, cioè le più gravi. Questo meccanismo infatti vale solo per i reati, non tocca invece la prima ipotesi, quella punita solo con la sanzione amministrativa, che però è meno grave. In buona sostanza, con un tasso di alcol di solo 0,8 grammi non si viene perdonati, invece se si supera, sì. Questo perché la riforma del codice penale, come detto, prevede l'archiviazione solo per i procedimenti di carattere penale e non per quelli a carattere amministrativo. Gli unici disagi per il conducente ubriaco resteranno quindi il ritiro della patente, il dover nominare un avvocato difensore e l'eventuale visita medica disposta per accertare se l'interessato è etilista. È vero che in questo c'è un'ampia discrezionalità del giudice che dovrà valutare caso per caso se il fatto possa davvero ritenersi tenue, ma intanto saranno in molti a farla franca e cari amici, questa è la legge. Questa è la legge. Questa è la legge. Questa è la legge! Grazie, questa è la legge.